Dottore, dottore, sento le voci. Anche se nessuno sta parlando? No. Allora il suo è normale udito. C'è differenza tra sentire e udire, come tra guardare e vedere, la stessa cosa che c'è tra dire e parlare. È il sentito dire, dottore? Con ordine, qui il problema è quello della vox populi, delle voci e del loro circolare, tondo arrotolarsi a caso, solo odore e olezzo. Dottore, la differenza tra pettegolezzo e olezzo? Mi piace che colleghi due concetti solo apparentemente gioco di parole, perché son lì le differenze tra ipotetica verità e verità. Notizia montata e montante, chiacchiera e fatti, prurito e nulla. E perché, dottore, allora continuiamo a grattarci? Perché ci sono rotocalchi e riviste che impolverano la pelle, minano e contaminano la cute con irritanti. Più ci grattiamo, più prude, ma siamo conniventi. Dovremmo solo smettere di leggere e guardare quello che ci brucia cute, occhi e olfatto, ma siamo nasochisti che provano allettame per le escrementi. Non dovremmo, dottore, nemmeno più guardare la televisione, guardarla, ma non accenderla. Se si smettesse di foraggiare con le nostre orecchie i nostri occhi, certo bestiame, bovini che mangiano l'erba, voglio di contadini che vendono frutta gonfiata marcia, la produzione cesserebbe, il mercato calerebbe e magari crescerebbero piante nuove, cambierebbero sapori, cambieremmo percezione di sapori e cominceremmo a sentire. Insomma, dottore, una ripalatazione. Bene, bravo, proprio questo. Smettere di lamentarsi del disgusto e cambiare gusti. Non sente come certa fiction, certi film, certi applausi hanno del solito, o peggio, peggio, san di nulla. Fino alla suefazione, dottore. Oltre, oltre, fino a dire che si sente un sapore fantasma che non c'è, perché ci tagliano quei piccoli arti che si chiamano pupille e papille e perdiamo i sensi. Tutti e cinque, dottore. Oltre, oltre anche il sesto critico, fino al senso di nausea che dovrebbe avvertirci che ci stiamo per rimettere se continuiamo a permettere a un inviato di chiedere al padre di un morto cosa prova. Che cazzo! Permettere ai conduttori di fare gli avvoltoi di un delitto. Che cazzo! E a una presentatrice di incoronare e fare diventare famoso chiunque aspiri e permettere la rivolta dei froci. Aspirare, 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 dottore, è sbagliato? Di una diversa aspirina e dei suoi effetti collaterali, di come dobbiamo arrestare questi fenomeni e dell'arresto cardiaco, cioè di come ci stanno portando, estirpando via il cuore. Parleremo
la prossima volta. Amici, amici, che monne scundra fatta.